Saluti a cari frati, a Franciscani Cappuccini e a tutti voi, cari giovani. Sono il Cardinale Tagle e sono qui per condividere con voi questo momento prezioso della preghiera. Ringrazio il Signore per la vostra partecipazione in questa preghiera del Santo Rosario, una meditazione sulla vita di Gesù Cristo, il mistero della persona di Gesù Cristo, e meditando sui misteri della sua passione, resurrezione e ministero, la Madre di Dio, la nostra Madre, ci accompagna, perché Maria conosce Gesù in una maniera unica, la grazia, la sua grazia e la sua vocazione. E oggi preghiamo in unione con la Chiesa diffusa su tutta la terra, ma specialmente per la Chiesa nel continente grande dell'Asia, da dove io vengo. E preghiamo per questo popolo ricco in diversità delle culture, lingue, tradizioni e anche religioni, dove si trovano i popoli più ricchi del mondo, ma anche i popoli più poveri del mondo. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle in Asia e preghiamo in ringraziamento al Signore per il dono del Santo Papa Giovanni Paolo II. Quest'anno celebriamo il centesimo anno della sua nascita, il Papa amante di Vergine Maria e anche il Santo Padre che amava molto i giovani. In questo momento della pandemia, noi come una famiglia sola sperimentiamo la vulnerabilità della condizione umana. Però in questa vulnerabilità scaturisce anche la necessità di pregare, di avvicinarci al Signore. E la nostra Madre Maria ci conduca al nostro Signore. To our brothers among the Capuchins, Franciscan Capuchins, and to the youth all over the world, we thank you for participating in this rosary, the praying of the rosary, a meditation on the life of Jesus Christ and the person of Jesus Christ. It is a meditation. And who guides us in the meditation? Our Blessed Mother. And thank you for praying for the big continent of Asia, a people from which I came, to which I belong, a people of great diversity, where we find the richest but also the poorest of the world. Thank you for praying with us. And I ask you also to remember St. John Paul II, whose 100th anniversary of birth we celebrate this year. He loved Mary, he loved the youth. And in this moment of the pandemic, we as one family experience our common human weakness and vulnerability, leading us to the Lord, to cling to the Lord. And let us allow Mary, our Blessed Mother, to lead us to Jesus. Tante grazie a voi e che il Signore vi benedica.